Ma perché non ci portano questo caffè? Abbi pazienza. Ho un appuntamento alle 4. Eh? Alle 4 devo essere al Ministero degli Interni. Ah. Ma abbiamo o non abbiamo detto al cameriere di portare il caffè qui? E se rinunciassimo al caffè mi sembri un filino nervoso. No, no, io non rinuncio al caffè. 300 euro al giorno, servizio escluso. Adesso capisco cosa vuol dire servizio escluso. Hai ragione, amore. Dovrebbero essere onorati di avermi come cliente. Sarà l'abitudine, in questo albergo ci sono più politici che camerieri. Già, ma io sono sottosegretario al Ministero degli Interni. Per questo credi ci trattino così male? Onorevole, ha chiamato? Ah, sì, avevo ordinato il caffè. Mi dispiace che la facciano attendere. No, 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 non importa, no. Mia moglie qui comincia a dar segni di impazienza. Provvedo subito. Grazie, grazie. L'avevo ordinato prima anche al cameriere. Bene. Cara, sono veramente stanco di alberghi. Perché non c'è più una casa qui a Roma? Sembra facile, e poi rinunceresti alla pace della nostra tenuta a Rivoli. Certo, a me certo. La vita d'albergo fa sentire in vacanza. Niente da pensare, riverita e servita. Servita, hai detto. E da chi? Il caffè sta arrivando, signor Dimitri. Ah, hai visto, cara, che ti dicevo? Grazie, signorina, grazie. Prego. Amore, vorrei passare il pomeriggio a letto con te. Il procuratore generale, il capo della polizia, il ministro dello spettacolo, dove li mettiamo? Ci vorrebbe un bel lettone grande. Natalia, hai bevuto? Non è il vino, è l'atmosfera del palazzo. Dai, manda qualcun altro al tuo posto e siamo insieme. No, 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 è impossibile. Era bello fare l'amore di pomeriggio, te lo ricordi? Certo che mi ricordo. Qualche volta a letto, qualche volta sul tappeto davanti al camino. Ti piaceva il fuoco allora? Natalia, il 2 febbraio abbiamo festeggiato il 23° anniversario del nostro matrimonio. Non credevo che tutto sarebbe finito a una scadenza precisa. Ma non è tutto finito. Però siamo agli sgoccioli, eh? C'era molto peperoncino nei tuoi spaghetti. Ti sto semplicemente dicendo che ogni tanto dovresti prenderti una distrazione. Tutte e due ne avremmo bisogno, dai. Proviamocelo insieme. No, no, è impossibile. Dai, resta Riccardo, lascia perdere il caffè. No, no, no. Poi sto aspettando Girini. Viene Mario? Sì, mi deve portare certi documenti. Mario, povero? Povero, mica tanto. Guadagna abbastanza bene per uno che fa il segretario. Sì, ma è così solo, abilito. Avrebbe bisogno di qualcuno che lo coccolasse un po'. Beh, io non ho proprio tempo. Oh, finalmente. Digo! Come sarebbe, Digo? Il nostro caffè. Caffè? Non volete prima pranzare? Abbiamo già pranzato. Già pranzato? Signore e signora Dimitri, appartamento 648. E abbiamo ordinato il caffè la prima volta al ristorante. No, nessun Dimitri, nessun 648. Poi l'abbiamo chiesto una seconda volta alla segretaria. Poi di nuovo a lei, adesso qui. In tutto, se la matematica non è un'opinione, fanno tre volte tre. Tre volte? Scusi, è lei il cameriere che ci ha servito la colazione in camera questa mattina? Sì, signora, servizio in camera, sì. Adesso capisco. Colazione, no, buona. Deliziosa. A parte che avevamo ordinato cappuccino e cornetti, ci siamo visti arrivare uova strapazzate con prosciutto e pomodoro. Desidera uova strapazzate con prosciutto e pomodori? No. Cornini, cappuccetto? Solo caffè, grazie. Il servizio del palazzo. Riccardo De Dimitri. Oddio, la Meloni.
Carissima Liliana, come va? Benissimo. C'è anche tua moglie. Ti ricorda di me l'anno scorso a Rimini, alla festa dell'amicizia? Lei è amica di Riccardo? Per carità, avversaria. Liliana Meloni, vicepresidentessa della Federcasalinghi. Lilli, per gli amici. Appunto, Liliana. Quanto tempo si ferma a Roma, signora Meloni? Fino a domani. Oggi c'è seduta notturna al Parlamento. Sì, dobbiamo discutere un disegno di legge molto impegnativo. È il chiodo fisso di Liliana, è pornografia. Sa che la invidio, signora Meloni. Occuparsi di questi problemi deve essere molto gratificante. Sì, ma anche stressante. Sa che ieri tra gay hotline e amiche perverse mi sono fatta 6 ore di violenza sessuale. Sarà sfinita? Cara signora, queste pubblicità erotiche sono di una sconcezza incredibile. Certe cose. Una buona metà non sono riuscita a capirle. Sono sicura che mio marito non avrebbe capito neanche l'altra metà. Salute! Grazie. Mi è ritornato raffreddore allergico. Per fortuna ho messo in valigia l'antistaminico. Meno male. Anche mio marito è molto sofferente. Come lo capisco? Coppa! 3 fichi! No, ci deve essere un errore. No errore, Demitri, appartamento 648. Siamo noi, ma abbiamo ordinato solo 2 caffè. Sì, 2 caffè, 2 persone. 3 volte! 1, 2, 3, fritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tazzini! Io volevo 2 caffè, 2! Altri 2 ancora! Sì, grazie! Sempre pasticcioni voi degli interni, eh? Beh, io scappo, signora Demini. Non vi fermate mai? No, mica vado a lavorare, no. Mi sono concessa un pomeriggio distensivo in previsione della maratona di stanotte. Magari qualcuno convincesse Riccardo a distendersi qualche volta. I politici non amano la distensione. Beh, signora, più tardi. Ah, ho sentito che siete al 648. Anch'io sto al 6° piano. Ci incontreremo sicuro. Speriamo di no. Signori, una volta il caffè. Da stare svegli per 1 anno. Cara, che farai oggi pomeriggio? Te l'ho detto, vado a teatro. Accidenti, amaro. E non ha portato neanche la zuccheriera. Zitto, per carità, se ti senti il cinese già affoga nello zucchero. Eccoci qua, signor Demitri. Mario, finalmente. Che finalmente? Non sono mica in ritardo, non a 3/4, eh? Certo che non è in ritardo, Mario, lei non è mai in ritardo. Buongiorno, signora. Com'è elegante oggi, Mario. Il perfetto look di un perfetto segretario privato. Abbastanza serio anche per un ministero? Uh-huh. Anche per un funerale. Signor Demitri. È di cattivo umore. Caffè, Mario? No, la ringrazio, signora, sono già abbastanza nervoso. Uh-huh. C'è stata una liquidazione al bar. Prego, Mario, siediti. Se voi dovete parlare di lavoro, io vado su a farmi bella. Le basterà pochissimo tempo, signora. Oh, grazie. Bravo. È così che pensi di far carriera? Mi ha fatto un complimento carino. Forse dovrebbe scriverli Mario quei discorsi. Ti aiuterebbe a conquistare l'elettorato femminile. Mario, il programma per oggi pomeriggio. Ah, sì. Alle 3 a Palazzo Chigi. Prima verrà servito il caffè. Poi inizia la seduta. Il ministro degli interni ha aggiunto un emendamento. Ho bisogno di un piccolo favore. Se posso. Puoi e devi. Ah. Voglio che mi prenoti un'altra stanza in questo albergo. Sì, quella che avete è brutta. No, è bellissima. Allora perché vuole cambiarla, scusi? Non voglio cambiarla, ne voglio un'altra, per oggi pomeriggio dalle 5 alle 7 e mezza. Per lei e la signora? Mia moglie, lasciala fuori. Nel corridoio? Natalia non c'entra, c'entra una ragazza. Che ragazza? No, non è possibile. Che fai, ti metti a piangere? Ma non può, onorevole, nella sua posizione attuale. Infatti, io mi straerò. Dai Mario, sono un uomo anch'io come tutti gli altri, no? O quasi tutti. Ma perché proprio qui, al Palace? Perché il posto più adatto è più sicuro. Abito qui, se mi trovassero in un altro albergo non saprei che giustificazione dare. Ma scusi, la riunione di oggi, Palazzo Chigi. Dai, di a Coppola che mi sostituisca, di che sono dovuto partire per certi impegni elettorali. Ma è una balla paurosa, non se la berrà nessuno, neanche Coppola. Se devi dire una bugia, dilla grossa. È un vecchio motto che gira nella maggioranza. Onorevole, pensi, se la scopre, cosa potrà dirle sua moglie? Ma cosa vuoi che dica? Dai, è stata lei a dirmi di prendermi una distrazione, di distendermi un po'. Ah, la facevo meno disinvolta. Sì, ma anche lei si prende i suoi divertimenti, non credere? Davvero? Certo. Oggi, per esempio, va a teatro. E lei sta tranquillo. Ma è questo che mi eccita, che mi casa di più. Su, dai, Mario, sii bravo. Vai a prontarmi una doppia. Ma perché proprio io? E perché ci vada io, dai. Da un nome falso. Pasquale Pasqua.
come? Tu sei il signor Pasquale Pasqua. Ma è un nome incredibile. E chi l'ha detto? Pensa a Cirino Pomicino. Più incredibile il nome, più sembra vero. Anche questo è un vecchio motto della maggioranza? Dai, Mario, ti prego adesso, vai di là, spiega che voglio una bella stanza matrimoniale per oggi pomeriggio per circa 2 ore e mezzo, perché tu e la signora Pasqua... Voglio la mamma. Tu e la signora Pasqua siete di passaggio a Roma, vivete in provincia. A Norcia. A Norcia. Norcia, un esempio. Certo. Tua moglie è rimasta dal parrucchiere e ti raggiungerà più tardi stanza, dai, che ci vuole? Ho capito, onorevole, ma la sua amica non può venire qui e prenotarsi da sé una stanza? No, troppi politici in giro potrebbero riconoscerla. Ah, perché è pure nota nell'ambiente politico? Sì, ma non ti preoccupare, dai. Non è la Iervolino. È una delle segretarie della FAO, Susanna Rolandi. Susanna Rolandi? L'hai notata anche tu? Non è tipo da passare inosservata. Che pezzo di ragazza, di la verità. Onorevole, è un pezzo di ragazza, sì, ma è sposata. E che c'entra, dai? Io non sono geloso. Per favore, onorevole, siamo già sommersi dagli scandali. Mario, non faccio che pensare a Susanna, dai. Sono settimane che aspetto questo momento. Ma perché? Non avete ancora... Sì? Cioè, non avete ancora... No, non abbiamo ancora... No. E divento pazzo se non lo faccio. Il suo collega Formigoni non lo farebbe mai. Dici? Con la Rolandi sì. Io ho dimenticato zucchero. Se ne vada. A pancina. Mario, sta attento, guarda. Qui c'è il numero di telefono della signora Rolandi. Oggi si è data malata. È a casa che aspetta che tu la chiami per dargli il numero della stanza. Ah, aspetta che io la chiami? Sì, e sarà qui in 5 minuti, abita qui vicino. Onorevole, sa che le dico? Avete fatto malissimo a contare su di me. Lei è la signora Rolandi. No, questa storia non mi piace affatto. Non faccio che pensare a sua moglie. Bravo, pensaci tu, così non ci penso io. Ah. Ti prego, Mario, aiutami, dai. Sarà il nostro piccolo segreto. Ma dico, sei o non sei mio segretario? Sì, ma che... Vedrai, alla fine non te ne pentirai. Non cerchi di corrompermi. Ah, è così? Allora ti ordino di andare a prenotarmi la stanza. Ah, bravo, complimenti. Certo. Scusami, Mario, mi dispiace, non volevo scusarmi. Ecco, vedi, Susanna, mi fa innervosire, mi fa perdere la testa, dai, che ci vuole? Poi siamo amici, no? Mario, dai, poi... Amicizia? Senza baruffa? Fa la muffa? Va bene, incosciente, va bene. Grazie. Mario, non ti preoccupare per il marito di Susanna. Non c'è. Lei l'ha spedito a Cortina per la settimana bianca. Curva la ragazza, eh? Allora mi raccomando, prenota e telefona lei. E non dimenticate di portarmi la chiave. La chiave del problema è qui, in questi documenti. Lì c'è la chiave che ci darà la soluzione. Oh, ciao, Natalia. Io devo essere stupenda. Mario, non è stupenda? Sì, certo. Beh, Natalia, sei stupenda. Incredibile come può trasformare una semplice giacca. No, non è la giacca, è come dire sei luminosa. E di un po', non avrai un appuntamento galante. Troppo bella per una che va a teatro da sola. Noi qui a lavorare come matti e Mario, e lei magari a teatro che se la spazza con qualche giovane maccio. Ma scherzo, coccola mia. Ma sai che scherzo sempre? Sei più fedele tu che l'arma dei carabinieri. Ma che ne sai? Potrei avere amante a dozzina e tu non lo sapresti neppure. Volendo potrei andare a letto con Mario tutti i giorni. Non esageriamo. Con Mario. Non ci credi? Fai male, io ne sarei capacissima. Tu, non lui. Ah, grazie. E smettila di sfotterlo, come neanche Mario si porta a letto una ragazza diversa ogni sera. Sì, se non fosse che io dormo in camera con mia madre. La mamma è un po' all'antica. Se il problema è tutto qui, che cosa fa oggi pomeriggio? Ah, un sacco di cose. Bene, le faccia nel nostro appartamento in compagnia di una bella ragazza. Io la ringrazio, signora, ma non potrei mai. Perché? A Riccardo farebbe piacere, vero tesoro? Mica tanto. Proprio no. Egoista, tu sei al ministero, io a teatro. Lascia che Mario si goda la stanza tutta per sé una volta che può. Ma che t'ha preso oggi? Mario, finisci il caffè. Ah, grazie. Io accompagno una taglia al taxi. Grazie. Prego, poi proseguo per il ministero. Sarà una seduta movimentata? Spero proprio di sì. No, di no, volevo dire. Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao. Buongiorno signora. Mi chiami Natalia. Buongiorno signora Natalia. Prenota e telefona. Io faccio il giro dell'isolato, ritorno a prendere la chiave. Non ti dimenticare, Pasquale Pasqua. Riccardo. Buona Pasqua, caro Mario. Pasqua? Mancano 2 settimane. Dovresti cambiare idea, ci faccio dare la nostra chiave. No, la ringrazio signora, grazie lo stesso. Del taxi. Ah, grazie, ciao Mario. Ciao Mario. Ciao Mario.
Pasquale, Pasqua, Noccia, Pasquale, Pasqua. Signore, chiamare. Pasqua. No, è che mancano solo 2 settimane, allora. Finito il caffè? Sì, finito, grazie. Tutti e 3 bricchi? Sì, tutti e 3 bricchi. La ringrazio ancora, lei è davvero gentilissimo. Volere altro caffè? Forse più tardi, eh? Mi scusi se l'ho fatta aspettare. Ah no, mi scusi lei, signorina. Ecco, vorrei una stanza con camera doppia. Cioè, un albergo con camera matrimoniale. Vuole una camera doppia? Bravo. Quando le occorre? Fra 5 minuti. Ah, subito. E mi scusi, per quante notti? 2 ore e mezza. 2 ore e mezzo? Sì, minuto più, minuto meno. Vede, signorina, mia moglie ed io, che io ho moglie, siamo a Roma di passaggio e siamo stanchi per il viaggio. Veniamo da Norcia. Norcia? Norcia, sì. E andiamo a Como, sul lago. Conosce? Sì, sì. Quel ramo del lago di Como, quel che segue. Insomma, da lì, da Norcia, andiamo là, passando di qua. Allo scopo di spezzare il viaggio. Naturalmente lei, cioè mia moglie, è andata a farsi i capelli. Mi ha detto... Perché non fissare una stanza mentre io mi faccio il parrucchiere? La permanente! Detto fatto, eccomi qua. Io fisso così lei, appena finito, stanca e distrutta, si ficca dritta a letto con la messa in piega. Ce l'ha una camera? Mi scusi, le chiamo il direttore. Sarà meglio. Signore, è lei che ha chiesto una matrimoniale? Ah sì, buongiorno direttore. Vede, mia moglie ed io, perché io ho moglie, siamo a Roma di passaggio. Mia moglie non è qui perché è andata dal coso, Dal papa? Oh, dal parrucchiere. Certo, avrebbe potuto benissimo venire lei personalmente a fissare una stanza, ma siccome sa, io dal parrucchiere non ci vado mai. Allora, io fisso e lei si fa i capelli. Così appena finito, stanca e distrutta, si ficca dritta a letto con la permanente... 2 ore soltanto di riposo, poi via, si riprosegue il viaggio. Ce l'ha una camera? Può dirmi il suo nome, per cortesia? Natalia! Ha detto Natale? Sì, scusi, la 648, per favore. Certo, signora. Ho dimenticato il biglietto del teatro. Mi dispiace. Grazie. Il suo nome, signor Natale? Natale? Natale sia di nome che di cognome? Sì, perché? Le sembra strano? Natale, Natale. L'indirizzo? L'indirizzo è Norcia. Norcia, poi? Basta, sono molto noto tra i norcini. No, no, mi dispiace. Deve darmi l'indirizzo completo. Ah, 25. 25 di via... Via del Corso, 25, Norcia. Cioè, provincia di... La Spezia. La Spezia... No, la Spezia è in Liguria. Norcia è in provincia di Perugia. Bravo, volevo metterla alla prova. Vedere se era ferrata in geografia, complimenti. Vuole filmare i registri? Ah sì, certo. Ecco qua, Natale... Natale. Lei è molto gentile, direttore. A dovere. La faccio accompagnare in camera. Ah, no, no, non si disturbi. Troverò la strada da solo. Ah, senta, senta. Sua questa? Ah, che sbadato. No, no, no. Non è sua. Come no? Certo che è mia. No. Guardi le iniziali. C'è scritto MG. Vedo. Come mai? Come mai? M.G. Medico generico. Non glielo avevo detto. Sono medico, il miglior generico di Norcia. Sì, beh, di solito si mettono le iniziali del nome e del cognome. Già, ma io mi chiamo Natale Natale. Mica ci potevo scrivere N.N. Dietro la maggior parte del film porno che si vedono di notte in TV c'è proprio lui. Chi sovvenziona lui, a che scopo? Dopo il peccato si fa penitenza. È il motto del tuo partito. Beh, a più tardi, Natalia, magari prendiamo un aperitivo insieme. Volentieri. L'ho trovato, eh? Cosa, signora? Il biglietto del teatro. Bene. Avrete cercato il numero di telefono del Teatro Valle? Non mi ricordo se lo spettacolo comincia alle 4:30 o alle 5.
Ora vediamo sul giornale. Signore, può prestare un attimo il giornale? Solo un attimo. La signora vorrebbe la pagina degli spettacoli, se non le dispiace. Guardi che la pagina degli spettacoli è quella. Tradimenti, Harold Pinder, inizio degli spettacoli alle 16:45. Grazie, dice per caso a che ora finisce? No, non lo dice. E al botteghino lo sanno di certo. C'è il telefono? 84-39-15. Si possono ottenere prenotazioni e sconti per gli studenti. C'è la possibilità di ampio parcheggio davanti al teatro che consente a tutti i pullman di parcheggiare. Se lei poi vuole sapere anche qualche... Vuole sapere qualche altra informazione sugli spettacoli? No, grazie. Ha detto 84-39-15? Esattamente, 84-39-15? Ecco, può chiamare da lì, signora De Miti. Telefono lì. Grazie. Prego. Va tutto bene, dottor Natale? Se arriva la signora Natale, gliela faccio accompagnare in camera, Signora Demetri, guardi che io posso spiegarle vedo tutto. Vedo che ha deciso di seguire il mio consiglio. Però ho prenotato una stanza. Mi sembrava indelicato usare la nostra. E che nome si è inventato? Natale. Ah, io lo sapevo che sotto questa pelle di pecora si nascondeva il vecchio Ezechiele Lupo. Lupo, sì! E chi è la fortunata ragazza? Quale? Quella con la quale passerà il pomeriggio. Lei. Lei sì. Lei tu. Tu, Natalia. Tu, Natalia. Sì, signor Demetri? Ecco, sto aspettando un vecchio amico. Vuole vedere se è arrivato? Sì. Pasquale Pasqua. Pasqua, Pasqua! Salute, grazie. È un tipo simpatico, mio amico Pasquale. Volevo fargli un salutino. No, signore, non c'è. Come? Mi dispiace, ma ci sono stati solamente 3 arrivi questa mattina. Nessuno che si chiami Pasqua. Imbecille. Prego. No, non a lei, al mio amico Pasquale che non è arrivato. Sarà il caso che gli faccia una telefonata, ma qui non c'è prego. Campo. Devo uscire. Qualcuno del personale gradirebbe un biglietto per il teatro. Ora chiedo, grazie. Signora Demetri. Chiamami signora Natale. Il mio comportamento di poco fa. Mi sveglierai tutto in camera, Mario. Non sarebbe meglio riflettere prima? So quel che faccio. Meno male che uno dei due lo sa. Così doveva essere un impulso pazzo, improvviso. Sì, ma non suicida. Sai che cosa faccio? Vado alla boutique dell'albergo e compro una stupenda camicia da notte sexy, tutta per te. Grazie, non le porto mai. Non ti disturbi, non... Lieta ad averla incontrata, dottor Natale. Sì, diversa, qui a Roma. Ah! Qualcosa non va, dottore? No, tutto olio come il liscio, grazie. Appena arriva la signora, la accompagno personalmente nella sua camera. Sì, grazie. Ah, no. Direttore, mi scusi, dimenticavo. Non è il caso che la faccia accompagnare, che addirittura la accompagni lei personalmente. Mia moglie non è certo tipo da fermarsi a salutare o cose del genere. È una donna molto sicura di sé, anche molto... lei mi capisce, no? Sì, sì. Dritta qui, dritta lì, dritta a letto. Soltanto con me, naturalmente, eh? Gli altri uomini non la interessano affatto. Si potrebbe dire una specie di misantropa. Di me invece è pazza. Beh, io salgo su, eh? Prego. Mi scusi, direttore? Sì, che vorrei cambiare la stanza. Se non l'ha ancora vista. Non l'ho vista e non voglio neanche vederla. Come mai? Per via del numero.
Chissà che non va il numero. 650. 650, e allora? Direttore, mi scusi, la 650 è la stanza accanto alla 648. Sì, è la camera vicino. Troppo vicino. Troppo vicino a chi? All'onorevole Demitri. Ma perché lei conosce l'onorevole Demitri? No, non lo conosco e non voglio neanche conoscerlo. È un uomo di governo, non mi interessa, quindi... Ah, ecco. Beh, al momento non abbiamo altre stanze. E quali che siano le sue idee politiche, io la prego di non disturbare l'onorevole Demitri finché si trova in questo albergo. Vai, finalmente. Oh, meno male. Il telefono di Susanna è sempre occupato. Sei riuscito a parlarle? No, sempre occupato. La stanza almeno l'hai prenotata? Sì, l'ho prenotata, onorevole. 650. No, non è possibile. Beh, pazienza. Farò piano piano. No, che piano piano, onorevole, la situazione è incasinatissima. Sei stato bravissimo. E invece no, la prego, mi dia retta. Lei ritorni al Ministero degli Interni, io telefono alla signora Rolandi e vi dico l'appuntamento. Ma tu sei pazzo. Vai alla 750, ordina una bottiglia di champagne e chiedi delle tartine e salmone affumicato. Grazie, ma mi si è chiusa la bocca dello stomaco. Non per te, Mario, non per te, dai. Ma lei si rende conto in che razza di trappola si sta ficcando? Sì, e non vedo l'ora di buttarmici dentro. Incosciente. Ma cosa vuoi che sia? Incosciente. Ma tutto bene, signor Demitri? Ah, benissimo, l'ho trovato finalmente. È lui il vecchio amico che aspettavo. Lui? Proprio sì. Invece proprio no! E come lo stavo cercando di spiegarle? Noi due non ci siamo mai conosciuti. Io e te mai conosciuti? Mai! È vero che lo stavo spiegando anche a lei poco fa, direttore. Allora lei non è Pasquale Pasqua, mio amico da sempre? No, io sono Natale Natale. Da sempre suo nemico. Ero sicuro che sarebbe rimasto sorpreso. Io mi siedo un attimo, eh? Non crede a miei occhi. Assomiglia spiccicato a Pasquale Pasqua. Veramente? Preciso. Due gocce d'acqua. Ha detto Natale Natale. E come stavo spiegando poco fa al nostro amico direttore, un Natale non può abitare porta a porta con un Demitri. Sembra che ce l'abbia con gli uomini di governo. Beh, non è l'unico in Italia, ma si ricrederà. Oh, dietro di aver fatto due chiacchiere con lei, signor Natale. A presto, spero. Certo che, visto da dietro, è identico a Pasquale Pasqua. Oh, senta, se dovesse importunarla, lei mi chiama? Oh, senz'altro, ora devo fare una telefonata, ma qui non c'è campo. Grazie. Ah! Dimenticavo. Cosa? Un particolare. Quale? Che riguarda me. Io sono medico. Io, M.G. Ah! Il miglior medico generico di Norcia. Ah! E bisognerebbe che qualcuno si ricordasse di parlare di me con qualcun altro. Già Natale non è Pasqua. Natale è arrivato. Pasqua non verrà. Oh! Natalia, ce la farai a saltare il fosso? Sì! Che pazienza! Il dottor Natale, immagino! Perdonami, signora! Eh sì? Puoi ordinare il letto? Sì, sì, va bene, va bene. Direzione? Qui la 648, sono la signora Demitri. Sì, stavo parlando con uno dei vostri clienti, dottor Natale. Potreste darmi il suo numero di stanza? Ho un problema e lui ha la cura adatta. L'unico frutto dell'amore è la banana, è la banana. E come? 650? E la porta accanto alla 648? Non ho niente, è comodo avere un medico a portata di mano. Casomai il mio problemino si acuisse. Io tengo che cambiarlo. Ho dopo la mano con il bagnato. Va bene, grazie. Muchas gracias, signora. Bar, è Natale.
Come mi sbaglio? Qui è Natale, dottor Natale. Sì, sì, senta, vorrei ordinare dello champagne, dei sandwich. Del 1993, ne preferirei più freschi se fosse. Ah, sì, lo champagne, sì. No, ha ragione. Sì, sì, senta, aggiunga anche del salmone affumicato. Sì, stanza 650, dottor Natale. Grazie. Perdonami, dottor Natale, in signora. Ah, sì, sì, sì. Solo per il pomeriggio. Sì, siamo di passaggio, signorina, vede, niente bagagli. Affogamano, con il bagnero. Senta, non è che lei ha intenzione di fare su e giù tutto il pomeriggio, no? Io no, non si preoccupe. Sì, pronto. Il dottor Natale. Chi parla? Sono la signora Natale. La signora Natale. Ma lo sa che il suo telefono è stato occupato per secoli? Sì. Mi dica, si trova già in albergo? Sì. Che velocità! Cerchi di raggiungere, appena può, la stanza 650. Sì. E appena lei arriva... Faremo appassionatamente l'amore. Guardi, signora, che io non sono Riccardo. Appunto. Dicevo, appena lei arriva... Sì. Io me la squaglio. È sadico. Scusi, signora, mi dica, dove si trova lei esattamente? Al 648, naturalmente. 648 ha detto? Sì. Ma com'è possibile? Lo giuro. E com'è entrata? Con la chiave. Ma lei è la moglie dell'onorevole Demitri? So benissimo che ho sposato, ma tu con chi credevi di parlare? Ma come con chi? Con Susanna. Signora Demitri, come va? Mario, come ti senti? Tutto sudato. Perdoni, ma... Ah! Cos'hai? La spagnola. Brutto tipo di influenza. No, un bel tipo di cameriera. Che cosa vuole? Io tengo che preparare la camera del letto. Ma non si preoccupi. No, tengo che preparare il letto. Signorina, mi scusi, io l'ho già detto, staremo pochissimo. Ah, dottor Natale, signora. Dentro e fuori è un maleno. Sì, sono Speedy Gonzales. Arriva, arriva, arriva. Swish. Ha capito? Ah, sì. Entiendo. Entiendo. Sì. Signora Demitri, Natalia. Mario, ho messo la camicia da notte. È infaltabile. Non avrà freddo. Così mi riscalderai tu. La stai l'ultima, il telefono di Susanna non è occupato, è fuori servizio. Hai il telefono fuori servizio, accidenti. Finiscila di fare... Mario... Ma che cos'hai? Stavo telefonando al bar per il suo spuntino. La cosa mi sembra molto appetitosa. Cosa? Le tettine al salmone. Le tartine al salmone. Sia gentile, aggiunga anche una scorzettina di limone, per favore. Lascia perdere il limone, dai, lascia perdere. Onorevole, si arrenda. Il destino è contro di lei. Ma che destino, destino? Il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Povera Susanna, comincerà a pensare che la sto prendendo in giro. No, no, non è possibile, non è possibile. Direzione? Potrei mandare un fax? Sì, subito, immediatamente. Oh, perfetto. Ecco il testo. Rolandi, 06-3325-0170. Ti aspetto appartamento 650 Hotel Palace. Vieni immediatamente. Pasquale Pasqua. Facciamo Natale. Non posso aspettare tanto. Onorevole, noi non siamo più il signor Pasqua, siamo il signor Natale. Signorina, mi cambi il nome, non sono Pasqua, sono Natale, sì. Natale, Natale, e che parta subito. Grazie, grazie. Tieni, dai, dammi la chiave. Ah, sì, certo. Aspettami un minutino. Ma perché, dove va? Qui accanto, in camera mia. A fare che? A prepararmi, dai, a prendere il pigiama. Ma non può, onorevole, lei ufficialmente sta al Ministero degli Interni. Hai ragione, sì. Dai, vai a prenderlo tu. No, io non ci posso andare. Ma che nervoso che sei. Neanche fossi tu a partela con la moglie di un altro. Salute, figli maschi. Ci mancherebbe. Già che vai di là in bagno, prendimi anche le pillole antiallergiche. Portami anche quelle. D'accordo, onorevole. Le pillole antiallergiche nel bagno. Grazie. D'accordo. Mario, ma... Via! Show!
zanzare qui. Non sei mica tanto furbo, sai. Perché mi dice così? Come diavolo pensi di entrare nel 648? Bussando. E chi ti apre la porta? Nessuno. Tieni, tortolone, vai, tieni. Salute e niente figli, va. Non bene. Ti dimenticare le pillole e il pigiama. Ho capito, onorevole, le pillole e il pigiama. Scusami, Natalì, ma lei non è Natalì. Io no, Natalì, io nata a Pechino. Champagne, sandwich, signore. Senta, mi scusi, ma la signora che stava fuori in corridoio, che fine ha fatto? Oh, io è arrivato, signora, fuggita. Lei, dottore Natale? Ah, sì, sì. Firmare, prego. Ah, sì. Suonare il telefono. Io sentire? Lei risponde? Con calma, con molta calma. Sì, pronto. Come è rimasta chiusa fuori? No, non lo so dove è il guardaroba. Io so soltanto che una signora come lei non dovrebbe andare in giro in camicia da notte per i corridoi di un albergo. No, non torni qui. Vada alla 648. Mi aprirò io. Con la chiave. Ma come chi me l'ha data? Me l'ha data Ricca. Ricca mangia al cameriere se mi fa subito entrare. Volere chiave, apri tutto, porta accanto. No, no, perché no? Firmare, prego. Forse più tardi, eh. Pigiama, pillole, pillole, pigiama, pigiama, pillole, pigiama, pillole, pigiama, pillole, pigiama. La cucaraccia, la la li la la la. La cucaraccia, la cucaraccia. Ma chi ha da guardare? Porta il carrello in camera da letto. Camera da letto, sì, sì. Adesso sparisca. No, dottore Natale deve firmare. Mi ha detto restare, non sparire. Ah sì? Sì, è andato camera accanto 648. Sì, lo so, lo so. Lei, signore 648, sì? Io no, 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 lei si sbaglia. Lei no, Dimitri? No, no, io no, Dimitri. Dopo pranzo in atrio, lei ha ordinato 3 brinchi caffè con moglie. No, 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 guardi, ho del caffè e non ho moglie. No moglie, no, no caffè, no. Però lei 648, sì. Ma neanche per sogno, guardi, io sono qui alla 650 e mi chiamo Pasqua. Pasqua? No, 650 Natale. Sì, dividiamo la stanza. Ah. Natale è un caro amico. Caro amico, Un buon amico, chiaro, buon amico. Buono, sì, chiaro. Però lei moltissimo somiglia, signore, 3 brici caffè con moglie. Guardi, ripeto, io sono qui alla 650 e mi chiamo Pasquale Pasqua. Bene, sì, Pasquale Pasqua. Prego, signore, firmetta. Dia, dia a me, tanto Pasqua o Natale è la stessa cosa. Ok. Tenga, tenga lei. Buoni amici, dividere tutto insieme. Ah, ho capito, ho capito. Tenga, tenga lei, guardi, ecco qui. Mi raccomando, acqua in bocca. Ah, con questi, acqua in bocca a me e tutta mia famiglia. Bene, bene. Grazie, dottore. Sto arrivando. Ma perché ci metti tanto? Non trovavo il suo pigiama. Dai, sbrigati, lumaca. Sì, felicità. Le pillole. Ah, già, le pillole nel bagno. Finalmente. Pensavo fossi uscito a comprare uno nuovo. Onorevole, stia calmo, eh. Sono le prime armi come ruffiano. Scusami, Mario, non volevo, scusami. Non volevo. Pigiama, vestaglia, pillole. Grazie. È la chiave. Grazie di essermi vicino in un momento come questo. Molto più vicino di quanto possa immaginare.
Ministero, ora vai, dai. Dove? Vai al Ministero, di a Coppola che mi sostituisca nella riunione di oggi, dai, vai. Sì, certo. Mario, sì. La tua borsa. La borsa con i documenti. Cane, devo averla dimenticata di là. Vieni, vai, dai. Oh, mi raccomando, la chiave dopo, lasciala giù in portineria. Sì, mi scusi ancora, onorevole. Vai. A noi, Susanna, sono tutto ecci. Secondo te tutti gli adulteri si divertono tanto? Perché lei si sta divertendo? Sei una pazza! E tu? Mi scoppia il cuore. Se sei così eccitato adesso, che cosa farai quando saremo a letto insieme? Niente. Così fermo, immobile? È il massimo del mio rendimento, date le circostanze. Non è successo niente di spaventoso? Succederà. Ma calmati, su, andiamo. Dove? Nel tuo appartamento. No, signora, lasci che vada prima io. Voglio controllare la temperatura dell'ambiente, la temperatura dello champagne e anche la mia di temperatura. Indosserò un pigiama molto sexy e preparerò una scena molto romantica. Quanto ci vorrà? 3/4 d'ora. Non romantica fino a questo punto, andiamo? D'accordo, signora, però mi raccomando, non venga prima che la chiami io. E presto, tesoro, io ti desidero. Sento che mi verrà un infarto. E se mi viene, mi verrà proprio qua. Io non posso permettere che lei venga coinvolta in uno scandalo, quindi lasci che io vada. Non ti verrà l'infarto, ti batte il cuore, ma è l'eccitazione. Senti il mio, lo senti? Senti come batte? No, è fermo. È anche bello sodo. Allora andiamo. Signora, dimenticavo, non possiamo. Perché? Non saremo soli. C'è qualcuno? Topi, a dozzine. Topi? Al Palace Hotel? Sì, perché pensava che i prezzi li scoraggiassero. Signora, la prego. Lei si accomodi lì, tranquilla, io vado a reclamare con il direttore. Ma che ti importa dei topi, non c'è mica un gatto? No, ma è uno scandalo. Vediamo un po' di scandalo noi qui adesso. Chi prende l'iniziativa? Facciamo testa o croce. Lasciati andare, Mario. Rilassati. Io sono già rilassato, signora, rilassatissimo. Abbiamo già perso troppo tempo, è inutile andare di là. No, va bene, signora, restiamo di qua, ma vede, no, lo dicevo soltanto perché Coppola, al Ministero, ha bisogno di me. E io ho bisogno di te qui. Oh, Mario, vai di là, spogliati e mettiti a letto. Rambo! Signora, io credo che Coppola se la caverà. E te la caverai anche tu, ne sono certa. Tanto che ci mettiamo 7-8 minuti. Speriamo un po' di più. Va di là. E intanto siamo il bar. Ordino champagne. Ah! Ghiacciato. Pizzica. Aiuta a rompere il ghiaccio. Brucia. Il bar. Aperati 148, sono la signora Demetri. Vorrei ordinare una bottiglia di champagne. Dannata, per favore. E del caviale. E delle ostriche. Subito, per favore, tutto per due. Sono affamata. Mario! Eccomi! Ho ordinato lo champagne, il caviale e le ostriche. È il massimo dell'afrodisiaco. Questa sì che è vita. Vado a rinfrescarmi. Ma sei già fresca come una rosa. Non te la squagliare, Sono già tutto squagliato. In senso metaforico. Strano. Queste pillole non fanno effetto. Mario! Arrivo. Vieni a strofinarmi la schiena. Stia tranquilla, però gli occhi. Ma chi sei? Wow! Susanna! Appena avuto il tuo fax, ho mollato tutto. Brava la piccola. Ma lo sai che non ti avevo neanche riconosciuta così? Per questo mi sono travestita. Ma che ragazza intelligente che sei! Non si sa mai contro chi si può sbattere. Oh, hai fatto bene, benissimo. Lo sai che Liliana Meloni, anche lei è in questo albergo? Sì. Quella salma spifferona! Sì. Sono sicura che si ricorda di me.
Mi ha incocciata la FAO la settimana scorsa. Ma riuscirai a dimenticare la FAO nelle prossime 2 ore e mezza, amore mio? Ci proverò. Creatura meravigliosa. Non è mica l'influenza, vero? No, è un raffreddore allergico, però strano, che queste pillole non fanno effetto. Di solito lo fanno passare subito. Benzedrina. Ma sei pazzo? No, è un antistaminico. Ma qui dice benzedrina. Quell'imbecille di Girini. È un eccitante. Oh, ti sei sparato una benzedrina? Ne ho prese 6. Fico! E come ti senti? Fico! Ma scusa, forse è meglio che vada a prendere le pillole giuste in camera mia qui accanto. Non mi dire che ci troviamo a Bostic con la camera tua e di tua moglie. Sì. E anche questa è un'idea di Girini. Meno male che io ho spedito mio marito a Cortina. Già, ma tu sei una volpe. Già. E Girini una gallina. Accidenti. Che c'è? Si è portato via la chiave del 648. E dov'è lui adesso? Sta andando al ministero, la chiave l'ha lasciata in portineria. Oh. Senti tesoro, facciamo una cosa. Ora vai in camera da letto e ti fai una bella coppa di champagne gelato. Wow! Ci sono 2 cose che mi mandano in cielo. Una è lo champagne. E l'altra? L'altra... Parlo con l'uomo di Pechino? Sono Pasquale Pasqua, sì. Buon amico dottor Natale. Senta, mi potrebbe aprire la 648 per cortesia? Sì, con il passepartout. No, non voglio disturbare la direzione, no. Certo, lo so che conta il regolamento, ma anche accettare mance conta il regolamento, in teoria. Bravo, ecco. Venga la 650 e infrangeremo 2 regole in un colpo solo. Grazie, l'aspetto, grazie. Che te ne sembra della signora Natale? Vieni qui e cliccami tutta. Ciccio! Oh, povero Ciccio! Ma a proposito, non dovevamo chiamarci il signore e la signora Pasqua? Ma Girini ha preferito Natale. Dio solo sa perché. Beh, Natale o Pasqua... qui il mio regalino per te. Dammelo subito, amore mio. No, dopo che avrò fatto il bagno. Ma sei meravigliosa così. Una divina creatura al naturale. E tu sei da paura. Oddio, mi trovi sciupato. Ma no, mi piace una cifra. Meno male, senza, tra champagne e benzedrina va a finire che esplodo. Allora esploderemo insieme. Sì. Dov'è il bagno, Riccardo? Da questa parte. Ma... Chiamami Ricky. Va bene, sbrigati a prendere le pillole, Ricky. Intanto io faccio scorrere l'acqua. Ti dispiacerebbe insaponarmi la schiena? No. E anche il resto? Ma io ti insapono tutta, dalla testa ai piedi e rallento le curve. Wow, un mare di schiuma. Sì, e naufragarne dolce in questo mare. Signore Pasquale. Lei ha la chiave della porta accanto? Sì, prego, apri tutto. Grazie. Ah, dove essere suo buon amico, dottore Natale? Se n'è già andato, mi può aprire la 648 subito per cortesia? Lei è amico anche cliente porta accanto? 648, sì? Sì, molto buon amico mio, sì. Sono mezza insaponata, ma dietro non ci arrivo. Ho bisogno di te. È la signora Natale. Moglie, dottore Natale! Sì. Lei, molto bellissima, Sì, sì, sì. Dottore, doppio gusto, Come doppio brodo, Ma come ti permette? Mi apre la 648, subito! Tesoro, torna subito! Torna subitissimo, amore mio! Prego, dottore. Bene, grazie, vada pure. Vada. 648, onorevole Dimitri, suo amico.
ecco pure. Sì, signora e la signora Demetri sono molto buoni amici miei. Sì. Ma lei molto buono amico di signora moglie o di signora marito? Ma come ti permette lei? Se ne va, se ne vada! Non è possibile, ma la sofferenza di tutto. Pure questo è tutto. Stappi, brav'uomo! Gerini, come mai non sei al ministero? Che ci fai nel mio bagno? Perché sei vestito nudo? Perché non parli? Per favore, una domanda alla volta. Spiegati. Sono qui, nella sua stanza, nel suo bagno, con il suo asciugamani addosso. Questo lo vedo da me. Io gliel'avevo detto di stare di là. Ma perché sei nel mio bagno e non al ministero? Dal ministero sono tornato. A fare che? Il bagno. Ma dico, ma là dentro c'è qualcuno? Sì, è questo il motivo per cui sono tornato. Avevo un appuntamento. Con chi? Con una persona. Nel mio bagno? Sì. Già c'è la femme? No. Dai, chi è la femme? Chi è la donna, dai? Ma no, nessuna donna, nessuna femme, giuro. È uno. Uno? Un amico, sì, uno. Ma che ci fai con uno nel mio bagno? Non riesce proprio a immaginarlo. No. Sicuro? Ma vuoi dire che tu... Ma tu saresti... Non ho parole. Nemmeno io. No, per carità, io non ho niente, assolutamente niente contro... Ma insomma, usare il mio bagno mi sembra troppo! Io gliel'avevo detto di fartene di là. Sì, e adesso capisco il perché. È un tipo impaziente. No, è che siccome dietro non ci arriva, lo stavo aiutando io. Sto parlando con l'onorevole Demetri. Il mio nome gli ha fatto un certo effetto. Lui sa chi è lei. E io potrei sapere chi è lui? Come? Dai, il tuo amichetto, chi diavolo è? Ted. Ted? Sì, Ted. Ma dove hai conosciuto uno che si chiama Ted? Al ministero. Al ministero? Dell'interno? No, degli esteri. Ted. Ted sta agli esteri? Sì, agli esteri. E io conosco questo Ted. No, occupa un livello molto basso. Che cosa fa? Che posizione occupa? Ragazzo del bar. Bene, tu hai una relazione con il ragazzo del bar degli esteri. E del bar degli esteri? Ma perché nel mio bagno ci serviva l'acqua caldo? A quest'ora noi prendiamo sempre il tè insieme. Mario, hai tenuto così ben nascosta la cosa che io non avrei mai immaginato una situazione. Adesso ho deciso di uscire allo scoperto. E Ted? Lui è meglio se non esce. No, è troppo, davvero troppo, non si può, no. Senti chi parla. E allora lei è la signora Rolandi? Ma non fare paragoni. Susanna è una creatura meravigliosa. Beh, anche Ted. Ne riparleremo, di questo ne riparleremo. Intanto tu ritorna al Ministero degli Interni e rimanda Ted agli esteri. Ah, senti, dì al tuo amichetto, a Ted, prima di andare via, di prendermi le pillole antiallergiche in bagno. Onorevole, gliele ho già date io le pillole di là. Mi hai dato la benzedrina. Oh, mamma mia. Meno male che non l'ha presa. Ne ho prese 6! E come si sente? Ho voglia di uccidere! Fuori le mie pillole! Scusami, tesoro! Che roba è?
Io non ho ordinato niente. No, lei 650. Sì. Questo per 648. Ma è pazzesco. Oh sì, ostriche, due dodicine, cara rabbiane. Beh, è in stato di shock. Hai ordinato tu questa roba? No, onorevole, non mi sarei mai permesso. No, lui, dottore Natale, 650. Sì, lo so, lo so. Roba sciccosa per 648. Sarà stato Ted. Ted? Scusi, chi essere Ted? Ted è amico suo. Ted? Suo amico? Sì, Ted, mio amico. Pure lui? Suo amico? Sì, sono il presidente del club dell'amicizia. Io non capire. Si vuole iscrivere? Voi due signori, appartamento accanto 650. Sì. Lei Natale? Sì. Lei Pasqua? Sì. Non fa una grinza. Ma se voi 650, perché lui qui? Vestito con niente indosso? Ma perché lei non si va ai tavoli suoi? Non parlare me questo tono! Oggi! Se ne vada! Chi firma conto? Lo carica il Ministero degli Esteri. Ah, pancina. Ma... sarà normale, ma io ritorno da Susanna. Ma perché Susanna è arrivata? Sì, e non per merito tuo. E adesso sparite tu e la tua checca spendacciona! Madonna. Siamo stati Lillì, eh? Lillì, sì, Lillì. Riccardo che dimentica le pillole. Adesso è convinto che io abbia una relazione con il barista degli Esteri. Meglio. Così siamo più tranquilli. Io col ragazzo del bar, sai che bellezza. Ma è sicuro che Riccardo è andato al ministero? Sì, ma potrebbe sempre tornare. No, avrà il suo bel da fare per tutto il giorno. Signora, io la prego di scusarmi, ma forse sarebbe meglio riconsiderare la cosa. Insomma, dopo questa doccia fredda, il fuoco si è spento. Mai disperare. Sono brava, sai, ad attizzare i ramoscelli bagnati. Oh. Susi? Prese le pillole, scoiattolone. Ti ho preso anche un bel colpo. Pensa, ho trovato Mario Girini chiuso nel mio bagno. E che c'è di male? Stava strofinando la schiena a un barista degli Esteri. No, è tandem. Beh, insomma, è gay. Pare proprio di sì. Oh, ma tu non lo sei, vero? No, no, amore mio, io. E allora vieni, oh, Susi, vieni. No, dicevo, signora, che forse sarebbe meglio appendere il cartello non disturbare. Sbrigati e vieni a letto. E certe cose più si fanno desiderare, meglio è. Chi è che spinge? Cosa vuole? I signori Demitri sono in camera? No. Posso chiedere che cosa ci fa lei nella loro camera? No. Perché no? Sono medico, il giuramento di Ippocrate me lo vieta. Dottor Natale. Oh, dottor Natale, uno dei camerieri si lamenta, Oh, poverino, lo mando in clinica a Norcia, lo visito personalmente. No, no, io credo di non aver capito bene, ma sembra che ci siano di mezzo due suoi amici, tale Ted e certo Pasquale. Sì, Ted e Pasquale sono miei amici. E io vedi, di solito non mi intrometto nelle vite private dei clienti. E fa bene. Ma credo di doverle ricordare che lei è qui con sua moglie. Lo so benissimo, direttore, nella stanza accanto. Sarei grato se lei tornasse in camera sua. Ah no, ma abbiamo avuto un piccolo bisogno. E subito. Ma abbiamo litigato. Subito. Subito. Ah, direttore, sono rimasto chiuso fuori. Ma io ho il passepartout. Subito. La cucaraccia, la 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 la, la cucaraccia, la cucaraccia. Salve, direttore! Ma signor, che cosa ci fa lei qui nel... La ringrazio, direttore. Oh, mamma mia! Oddio, è tornato. Tornato? Meno male che ce l'hai, direttore. Quel pazzo ha tentato di sequestrarmi. Il dottor Natale? Il dottor Jackie lo chiamerei. Prima mi ha invitato in camera sua e poi ha tentato di sequestrarmi. Ma è vero! No. Sì, 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 sì.
e all'inizio sembrava normale. Diceva che voleva parlarmi del Ministero degli Esteri e in particolare di come funziona il bar degli esteri. Lei ha rinchiuso l'onorevole nel bagno! Credevo che ne avesse bisogno! Ti dispiace asciugarmi la schiena? Se ne vada, brutta svergognata! E ci faccio una borsa sedata che ne ha bisogno! E mi ritira la mia vestaglia! Chi è? Quella strabiliante creatura. È la moglie del dottor Natale. È la signora Natale? Voleva violentarmi. Meno male che è arrivato lei, direttore, meno male. È ninfomane! È ninfomane! E a me lo viene! Sì. Dio li fa e poi li accoppia. Dopo che mi era rinchiuso in bagno, è arrivata sua moglie, si è denudata e ha preteso che le strofinassi la schiena! Dio mio! Questa che cosa è? Questa è... Ce l'aveva in testa lui quando ha tentato di sequestrarmi! Sì, anche questo, direttore, anche questo. È mostruoso. Senta, lei si mette seduto lì, eh? Mi aspetti lì seduto, buono. Mi accompagno in camera l'onorevole De Mille. Grazie. Non ce n'è bisogno. Seduto! Prego, onorevole, dopo grazie, di lei. Ma non ho ancora finito di sistemare di là! Non è compito suo sistemare di là! E invece sì! Sarà meglio che vada, direttore. Se c'è qualcosa che non va, giuro, la faccio chiamare. Sì. Ma no, onorevole, lei le dice... Seduto! Presto, signor Rolandi, presto, la prego. Girilli, che buffo incontrarci qui! E con lo stesso look, poi! Lasci stare, piuttosto, dove sono i suoi vestiti? In camera da letto. Andiamoli a prendere. Che cavolo succede? Signora, mi creda, qui fra poco si scatenerà il girimondo. Perché? Quando Riccardo scopre che il mio amichetto è sua moglie. C'è la moglie di Riccardo? No. Ma non era uscita? È rientrata. A fare che? Non ti preoccupi. Qualunque cosa fosse, non l'ha fatta. Grazie, direttore. Guardi, il dottor Natale se ne andrà presto, eh? Io poi mi scuso per questo deplorevole incidente. No, lasci. Cosa vuole mai? Non ci faccio più caso. Sono abituato, è il prezzo della notorietà. Sì, lo so, devo dire che lei, onorevole, l'ha presa molto sportivamente. Sì. Non so se è per via dello champagne o per l'overdose di benzedrina. Di benzedrina, io non so di cosa sta parlando, onorevole. Le pillole antiallergiche. Sì. Grazie, direttore, grazie. Lei mi ha salvato. Ned? Mario? Mario? Ted? Mario? Ma dove sei? Dai, vieni fuori, Miss Farnesina! Mario? Tesoro! Rai Click qui. E anche tu, tesoro. Già, ci siamo tutti e due. Sì, io e te. Già, noi due. Tutto così sembra un sacco di gente. Io sono in déshabillé perché... Anch'io, ma che camicia stupenda che hai. È nuova. No, è vecchissima. Non la metto quasi mai. E fai male perché su di te sembra nuova. Grazie, ma non dovevi andare al ministero? Infatti. Ma sono dovuto ritornare per via del raffreddore, sai, non è che uno può fare un discorso a base di starnuti. Ma adesso che hai preso le pillole? Pillole? Quali pillole? Non sei tornato per questo. Io? Io credevo che tu... Cosa te l'ha fatto credere? Ho notato che non c'era più il flaconcino nel bagno e così ho pensato che... Oh, brava, sei un'osservatrice. E non hai notato nient'altro in bagno? No, perché? Sei stata in bagno in questi ultimi minuti? No, negli ultimissimi no. Bene. Se uno non ne ha bisogno, che ci va a fare in bagno? Comunque il tuo raffreddore va meglio, mi sembra. Sì. 6 pastiglie di benzedrina, una mano santa. Benzedrina? Antistamina, volevo dire.
tutta quella benzedrina ti avrebbe mandato in orbita. Tanto che sei tornata, tesoro. 5 minuti. Ne stavo seduta in poltrona teatro quando all'improvviso... Bang! Si è rotta la poltrona. No, la botta della strega. Povera la tua schiena. Così sono tornata in albergo, mi sono spogliata come ho potuto e mi sono infilata a letto. Non pensavo proprio di trovarti qui, in vestaglia. Neanch'io. E come ti dicevo, nonostante le pillole, il raffreddore è peggiorato, così i colleghi al ministero hanno insistito tanto. Ritorni in albergo, prendine altre, riposati un po'. Ottima idea. Non capisco come... Non capisco proprio. Non capisco come mai non ci siamo incontrati prima. E sì! Riccardo? Sì, tesoro. Che cos'è? Cosa, amore? Quella. Cosa? Che cos'è? Questa è la parrucca che abbiamo usato per le prove. Quali prove? Al Viminale. Stiamo mettendo su uno spettacolino, sai, una cosa così tra di noi. È Coppola che lo organizza. Se l'è messa lui per imitare Milva. Era identico. Non credevo che fossero così spiritosi al Viminale. Sai, non è che si può lavorare sempre così, senza accorgermene, devo essermela portata dietro. No, gli occhiali no, non sono di Milva. Li ho messi io. Per fare Lina Wertmüller? Per via del raffreddore. Sai, la luce è troppo forte, mi faceva stranutire. L'unica cosa che ho trovato lì vicino erano questi occhiali che... sono un po' troppo femminili. No, si donano. No. Riccardo? Sì, amore. E la vestaglia e il pigiama? Sì. Dove li hai presi? Da Piattelli. No, dico, come hai fatto a metterli? Ho infilato prima le gambe e dopo le braccia. Ma perché me lo chiedi? Mi sembrava di averli dati alla cameriera per farli lavare. E li avrà riportati. Mi ci vuole un po' di quello champagne. Quale champagne? Mi sembrava di aver visto prima una bottiglia in salotto quando sono arrivata di corsa. Piegata in due dal dolore. L'ho notata anch'io. L'hai ordinata tu? No, e tu? No! Sarà un omaggio della direzione. Splendido, vado a prenderla. No, amore, non uscire da qui. Aspettami qui. Qui, a cuccia. A cuccia? Sì. Vedrai che dopo la tua schiena tornerà a posto. Ora vogliamo andare, per favore, signora Rolandi, per favore. Ma appena ribecco parrucca e occhiali, senza copertura non posso uscire. Altro che copertura mi ci vorrà. Quando Riccardo scopre che nel bagno non c'era il mio amichetto degli esteri, ma sua moglie, copertura, dove va a nascondere? Ah, non so. Chi? Sono io. E lui. Finalmente. Giuro che è la prima volta, sia per me che per lei. Eh? Zitto, ho trovato mia moglie seduta sul letto, in camicia da notte. Non la uccida? Uccida. Che stai dicendo? È lei che potrebbe uccidere me. Mario, tu non capisci, non capisci. O è la benzedrina o è pazzo. Va bene, Ricky, ci riclicheremo un'altra volta. Cara, dolce, comprensiva creatura mia. Appena ribecco parrucca e occhiali, me la filo. Perfetto, amore mio, perfetto. No! Che c'è? Che c'è? La parrucca e gli occhiali sono qui, ce li ho io. Ma è un suicidio uscire senza! Senza cosa? Tanto più che la Meloni scorazza per l'albergo. La Meloni per l'albergo? Mandami subito Girini. Va bene. Ricky dice se vai da lui a riacchiapparmi parrucca e occhiali. Subito! Che ci faccia parlare. Ricky, Riccardo, lei non me l'aveva detto che c'era la Meloni nello stesso albergo? No, ma se ti avessi detto che Lili era sullo stesso piano... Lo stesso piano pure! Oh, pure lo stesso piano! Esatto, ma la Meloni non ti conosce. No, no. Piantala, dai, adesso mi preoccupa mia moglie. Vieni immediatamente qui, ti lascio la porta aperta e metto la parrucca e gli occhiali sulla sedia. Onorevole, guardi che io ho lasciato i miei vestiti nel suo bagno, io sono mezzo nudo. Farai colpo su Ted. Lo so io a chi verrà un colpo fra un po'. Come segretario sei mitico però, eh? Ma quello mi fa impazzire. Sono qui, amore. Non ti vedevo tornare. Andiamo a cuccio. Ho voglia di coccole. La parrucca.
minutino, amore, torno subito. Mario! E che è? Stavo mettendo il cartello, non disturbare fuori dalla porta. Come sei nervoso? Sì, forse è meglio che vada a fare due passi in corridoio per smaltire un po' la tensione. Amore, aspettami a cuccia, eh? Un minutino, vado e torno. Un minutino. Tesoro, Riccardo è tornato. Sì, lo so, davvero? Dove, quando? Mentre esce dalla camera da letto. Lui è sempre stato un indeciso. Anche in politica, sa? Si comporta in modo strano. Ah sì, signora, perché? Che cosa ha fatto? È andato a passeggiare in corridoio con una parrucca rossa. Ah beh, normale. Se lui va in giro con una parrucca rossa, io allora posso mettere questi occhiali. Così, signora, non voglio essere riconosciuto. Ma quelli sono di Riccardo. Vabbè, chi se ne importa, signora. Mi dispiace per oggi, tesoro. Avrei tanto voluto essere la signora Natale. Lei continua ad essere la signora Demitri, che è meno pericolosa. Tu è meglio se sparisci il più presto possibile. Volevo sapere, signora Demitri. Vi conoscete voi due? No. No, no. Questa è la senatrice Meloni. Molto lieta. Piacere tanto. È il dottor Natale. Io sono il dottor Natale, sì. Il dottor Natale è il nostro medico di famiglia. Sono il medico di famiglia. Ogni volta che vengo a Roma mi fa una visitina di controllo. L'ho trovata in splendide condizioni, signora, io vado, eh. Grazie, dottore. Dove esercita, dottore? Al San Camillo di Norcia. Mamma è originaria di Norcia. Noi abbiamo ereditato il dottor Natale. Sì, è proprio così. Li ho visitati tutti in famiglia, la nonna, la zia, sono anni che lo faccio. Ci vediamo al bar, signora Demitri. Dottore, signora? Ce la siamo cavata piuttosto bene. Non l'ha bevuta, è tornata. Chi è? Istoglia camarera. In bagno. Non scommo senza i miei occhiali. Sono di là, amore, un minutino. Vado e torno. Ancora? Poi devo ordinare il letto, signora. No, fermo a letto tutto il giorno. Grazie, signorina. Sì, stavo cercando, ma non è... Aspetta prima che guardo. Che altro c'è? Riccardo. In bagno. Ma perché mi hai fottuto la porta in faccia? Scherzettino! Mi hai quasi centrato! Non eri andato a fare due passi? Sì, ma sono dovuto ritornare per via degli occhiali da sole. Occhiali da sole? Sì, c'è troppa luce in corridoio. Li hai visti, cara? Sì. Dove sono? Li ho buttati dalla finestra. Buttati dalla finestra? Perché? Capriccio! Chi ti capisce oggi è bravo. Per fortuna ne ho un altro paio in bagno. No! Tu preferisci quelli da donna, vero? Sì, quelli grandi coprono io meglio... Io non voglio degli chiusi nella mia borsetta, caro. Te li presto volentieri. Sono la mia borsetta blu. Sì, ah, grazie. Prendili, grazie. Mi chiederai ancora di essere la signora Natale? Sì, ai primi di ottobre. Così va meglio. Torni presto, vero?
neanch'io. Ma dov'è? Dov'è? Chirini! Ecco i suoi occhiali. Ma dove sei stato? Immerso fin qui. Mario, ma si può sapere quello che stai facendo? Onorevole, la calmo, sto facendo di tutto e per tutti. Bene, meglio così. Tieni, amore, un altro paio di occhiali. Ma dove li hai presi? Me li ha portati lui. Ma sei andata via e li ha buttati dalla finestra. Quando si dice il caso, stavo attraversando il giardino dell'albergo per andare verso il mio. A un certo punto ho messo la mano fuori dalla finestra, così, per vedere se piovesse. Tac, gli occhiali. Allora, meglio così, tesoro, puoi andare adesso. Prendo la giacca e svanisco. La raggiungo, sì. Mario, mi raccomando, al ministero da coppola. Ah, già, vai, vai, vai. Oh, pure questa. Dimitri. Cara Liliana, come va? Che diavolo ci fai qui? Abito in questo albergo, ricordi? Sì, ma nell'appartamento a fianco. Sì, sì, io... sono qui per una visita. Una visita? Sì, questa è la sua stanza. Dai, saluta Liliana Meloni. No! Saluta la Meloni, dai. No! Saluta Liliana. Signora Liliana. Oh, guarda, ma questo signore è anche il tuo medico? Medico? Sì, sì, sono il suo medico personale. Gli ho appena fatto una visita di controllo. Oh, lei dunque si occupa sia del signor Dimitri, sì, che di mi occupo sia del signor Dimitri che di tantissime altre persone. Sono un medico molto occupato. E devo dire che sono anche molto soddisfatto delle sue condizioni fisiche. Anche le analisi, vede? Odore proprio, colore paglierino. Niente male, la ringrazio per il campione. No, si tratta di un'antica usanza indù. Medicina alternativa. Beh, ora, se volete scusarmi, credo che il dottor Natale debba riprendere la strada di Norcia. Sono prontissima! Con le analisi abbiamo finito, infermiera! Può togliere le lentine di protezione, tanto gli ultravioletti non servono più! Scusi, dottore, potrei approfittare anch'io di lei? No! Cioè, no, la prego di scusarmi, senatrice, ma è che proprio devo scappare. Lo stanno aspettando all'ospedale di Santo Spirito. Ospedale di Santo Spirito? Credevo che lei esercitasse al San Camillo di Norcia, dottore. A Norcia, al San Camillo, al Santo Spirito, dovunque ci sia da esercitare. Io esercito. Girini, a che gioco giochiamo? Onorevole, ma le pare il momento. La Meloni non ti conosceva? No. Perché non le hai detto subito che sei il mio segretario, invece di raccontare tutte quelle balle? E l'ho imparato da lei. Se devi dire una bugia, dilla grossa, ricorda? Ma tu sei pazzo, sei pazzo. Io, Via libera? Sì, via libera. Vieni, vieni, amore. Appena Girini avrà pagato il conto, potrai andare. Va bene. Senti, amore, quanti giorni rimane a Cortina Sciare tuo marito? Una decina. Quindi ci possiamo dare un'altra punta. Un'altra punta? Un altro giorno? In un altro albergo? Mm-hmm. Domani mattina ti faccio chiamare da Girini. Ma per favore, mandate un altro, Porta anche il tuo amichetto del bar. Forse ci faranno uno sconto per comitive. Ascolta, ascolta, ci manca solo questo. Adesso esci dall'albergo come dottor Natale e ritorna al ministero come il signor Girini. Sì, ma venga anche lei. Perché tanto mi pare di capire che con la signora Rolandi ha chiuso. Io devo subito andare a letto da mia moglie. Come mai? Non so quello che le ha preso, ma oggi è assatanata. Lei Dimitri 648, ora! Sì. I bianchi si somigliano tutti! Natalia! Natalia! Vorrei la chiave della mia stanza, 649. Grazie mille. Prego.
Dottore, a fretta. È scoppiata un'epidemia a Norcia. Mi scusi. Dica, signore. Vorrei saltare il conto. Ho chiamato poco fa. Appartamento 650. Pronto, dottore. Ah, che velocità. Dov'è la signora Natale? Ah, si sta preparando. Ci sta scendendo. È stata una visita molto piacevole. Posso pagare in contanti? Sì. Mi scusi. Nel vostro albergo c'è un cliente chiamato Natale? Sì, c'è. Natale? Dottor Natale. Questo è il dottor Natale. Salve! Salve! Ho avuto il suo messaggio. Non è mio, ne sono sicuro. Ma era nel mio fax e viene dal Palace Hotel. Ti aspetto. Appartamento 650 firmato dottor Natale. Scusi, ma lei come l'ha avuto? Me l'ha mandato lei, no? A lei? Rolandi, sono io. Rolandi, è lei? Rolandi, certo, via Cavour 57, sono io. Rolandi. Via Cavour 57. E lui? Non finirà mai. Miracolo se l'ho ricevuto. Io sarei dovuto essere a Cortina. Già? A sciare. E ieri, roba da non crederci, ho provato con un mio amico una discesa col Bob. Col Bob? Sì, col Bob. Ho fatto una mossa falsa ed eccomi qua, mi sono rotto un piede. Così sono tornato a casa stamattina e ho trovato questo fax. Perciò eccomi qui. Mi dica. Mi dica. E beh, d'altra parte, se lei si chiama Rolandi... Sì. Sì, anche se veramente qui non dice se per il signore o la signora Rolandi. Ah, non dice. No, solo Rolandi. Solo Rolandi. Buffo. Buffo, molto buffo. Comunque lei ha mandato il fax, perciò lei sa se era per me o per mia moglie. Per lei. Io la sua signora non la conosco neanche. Del resto neanche lei la conosce, vero direttore? No. Ecco, allora la prego. Sono sicuro che è molto simpatica sua moglie. Come ha detto che si chiama la sua signora? Susanna Rolandi. Ah, ecco, Susanna Rolandi! No! No! È scivolato. Mi dispiace, signor Rolandi, mi dispiace tantissimo. Mi lascia aiutare, signor. Ma come ho fatto? Ci vorrebbero dei tappeti antiscivolo, sa? Guardi qua, noi siamo costernati. No, tutto a posto, solo non capisco. Ero in piedi, fermo, e un attimo dopo mi trovo steso sul pavimento. Lei di che segno è? Capricorno. Ai. Questa settimana è molto sfavorevole, Capricorno. Comunque ci vorrebbero dei tappeti antiscivolo. Guardi sì. Qua, direttore, succede come mi fa provvederemo. Scusi, dottor Natale. Ma quale Natale? Mi chiami per nome. Volentieri, com'è il suo nome? Natale. Vorrei sapere perché mi ha fatto venire qui. Anche sì. Io speravo in una proposta di lavoro. Lavoro, sì, certo. Che lavoro fa? Beh, teatro, naturalmente. Ma anche cinema, televisione. Scusi, no, La prego. Beh, sinceramente qualunque cosa, sa, è tanto che non lavoro. Ah, ma fa l'attore lei. Ma non voleva vedermi proprio per questo. Certo. Allora la parte per me. È naturale. Sua moglie. Sua moglie? Mia moglie. Sua moglie. No! Signor Rolandi, ma è scivolato di nuovo. Venga, Rolandi. Cosa mi fa, tutto a posto, Rolandi? Credo di sì. Curioso, eh? Oggi non mi reggo in piedi. Ecco cos'è, vede? Troppa cera nei pavimenti. Diceva sua moglie, dalla 650. Ah, mia moglie, mia. Cioè, lei intende quella signora con la parrucca e gli occhiali? Sì, la linfomane. Tesoro, sono Natale. Hai visto che sorpresa? È stato un bel colpo anche per me. Senti, ascoltami bene, abbiamo bisogno di un aiutino da parte del ministero. Sì, lo so benissimo che tu da lì non puoi, ma nemmeno io da quei posti. Ah, devo salire su? Direttore, la prego di scusarmi, incontro ancora un paio di persone in campo. Poi... Ehi! Ma cos'è?
Troppa cera nei pavimenti. Te l'ho detto, direttore. Per venire a trovare in questo suo albergo bisognerebbe essere dei campioni di pattinaggio. Vito, dalla direttore! Avevi ragione tu, si sta proprio bene. Bene, sì. A letto, di pomeriggio, senza far niente. Niente. Comunque, chi ci corre dietro? Aspettiamo ancora un po'. E poi ci riproviamo. Bevi un altro sorsetto. Aiuta. Sì, pronto? Ciao Mario. Mario? Tutto a posto? No! Che contrattempo? Bene, dove sei? Cosa? Dov'è? Ma perché sei tornato su? Su dove? Via via, dai Mario, non può essere una cosa così grave. Ma è una catastrofe! Che è successo? Non ti muovere da lì, ti raggiungo immediatamente. Che succede? Era Mario. Dov'è il mio vestito scuro? L'avevi addosso all'ora di pranzo. Il mio vestito scuro? Devo averlo dato alla cameriera per farlo smacchiare, ma è uguale, metterò il blazer. Che dici Mario, di che si tratta? Devo andare da lui. Perché? Si è messo in un pasticcio. Mario? Sì, è anche piuttosto imbarazzante. Vuoi che venga con te? No. Non ti muovere da qui. C'è coinvolto qualcun altro. Sì. Ecco, io non dovrei dirtelo, ma Mario ha una relazione. Con chi? Con un certo Ted. Un gay. Non te l'aspettavi, eh? No. Ma c'è di peggio. Pensa che questo Ted è barista al bar degli esteri. Incredibile. Anche per me, ma è così. Mentre noi eravamo fuori, Mario ha usato il nostro appartamento per spassarsela con Ted. No. Insomma, li ho trovati io, nel nostro bagno. No. Ora devo andare da loro. Dove sono esattamente? Nell'appartamento qui accanto. Mario Ted è qui accanto. Incredibile. Ma caro, qual è esattamente il problema? Tentato suicidio. Cosa, Mario? No. Ted si è buttato dalla finestra. Ed è morto? No, non si è fatto niente. È planato sulla tenda del balcone di sotto. Ci deve essere un malinteso. Altro che malinteso. Ted ha beccato Mario abbracciato a quel cameriere cinese, sai? Riccardo, forse c'è un equivoco. Forse Mario è un po' esaurito. È probabile. Certo, deve essere una bella fatica avere una relazione contemporaneamente con un barista e un cameriere cinese. E chissà con chi altro si è dato da fare. Ma cosa vuole lei? Portare via il carrello. Se ne vada. E io protesto con il direttore. Io la faccio licenziare lei. Ocio! Lei dovrebbe vergognarsi, sa? Perché vergognare me? Ma vada a fare karakiri. Ho detto non parlare me in questo tono. Vangua a mano. Ho capito signorina, ma guardi che è perfettamente inutile che facciate aspettare il signor Rolandi lì al banco del ricevimento. Senta, mandatelo in clinica a Norcia, lo visito io. Signorina, mi scusi, ma io non lascio l'albergo fino a quando non vi sarete liberati di lui. Ecco, grazie. Mio marito non scollerà mai se gli hai detto che è una parte per lui. Ha una sfiga che anche i gatti neri si grattano. Poverino, è una vita che non lavora. Forse Riccardo riuscirà a spiegare come mai un segretario privato di un sottosegretario si finge medico generico di Norcia per fare un provino ad un attore disoccupato qui al Palace Hotel. C'è un vecchio proverbio che dice, se devi dire una bugia... Ah sì, lo conosco già. Susi! Ricky! Chissà che paura hai provato nel vedere tuo marito così all'improvviso giù nella hall. Di la verità. Una strizza, quasi che si stoppava la pompa. Io invece bello, tranquillo. Ricky, io devo smammare di qui. Tu devi tornare da tua moglie e Gigini si deve scollare mio marito, ecco. Se Natalia ti chiede qualcosa, Ted si è buttato dalla finestra. Oh.
pure. Non sapevo che tu. Rieccolo. Lei anche qui ora? Se ne vada lei. A me servire altro carrello. In testa te lo spago il carrello a te. Calma, Ricky. Scoiattolo mio. Lei, Ricky? Grosso scoiattolo adesso? Pussami di qua. Non parlare me in questo tono. Io parlare te come cavolo mi pare. Ricky. E io protesta con direttore. E me lei avere pazienza. Signore qua Pasquale, arrabbiato. Pasquale, lui, Ricky, scoiattolo. Se ne vada. Scusi. Mi dico. Ricky, suo amico pure. Sì, amico mio. Ah, sì. Ma porta via quella brutta faccia gialla da qui. Ho detto non parlare me in questo tono. Allora, si può? Oh, ma io la conosco, vero? No, mai coperta. Mi scusi, signora. Ma dottore, ma c'era un'epidemia a nord. Troppo tardi, tutti morti. E che cosa fa qui? Sto dando delle lezioni di karate al mio amico Cincillà. Venga, tenga buon uomo. Oh, adesso lei essere buon politico. Lei ci dice saggio. Grazie, dottore. Ecco chi è quella ragazza. È una delle segretarie della FAO. Sì, è venuta dal suo medico. Il dottor Natale? Sì, è il suo ginecologo. No, com'è ancora? La ragazza ha qualche sorpresina? Su questo non c'è alcun dubbio. Oh, che bello! Una cicogna alla FAO. Ha un marito, spero. Sì, e sarà una bella sorpresa anche per lui. Io consiglierei il dottor Natale di portare la signora fuori dall'albergo. Se facciamo qualche brutto incontro. Dall'uscita di sicurezza. Ma soffre di claustrofobia, come... Scherzi della gravidanza. Chi è? Direttore? È solo? Ci penso io. Tu finisci il test. Il test di gravidanza. Ah già, il test. Se viene a Norcia lo faccio anche a lei. Dottor Natale, lei ce ne doveva andare. E invece... Salve, direttore. È solo? Lilli, noi ci vediamo questa sera alla camera. Ci puoi contare. C'è proprio tutto nel suo albergo. Anche il reparto maternità. Com'è il dottor Natale? È in camera sua. E sta visitando sua moglie. Afra. Non posso, mia moglie è nuda, ho le mani occupate. Quelli di Norcia devono avere una pazienza da santi, eh? Vuole che ci provi io, direttore? No, anzi io vorrei che lei tornasse in camera sua. Ma sono rimasto chiuso fuori. Ma io ho il passaporto. Oh, bene, io me ne vado e se ne vaga il direttore per un momento. Signor De Vinci, lei risponda ai più. Mi scusi, non volevo, mi scusi. Riccardo, è tutto a posto? Amore, ti avevo detto di aspettarmi in camera da letto. Io ti vedevo tornare e cominciavo a preoccuparmi. Dov'è Mario? Mario? Sì? Zitto! Volete dirmi chi è Mario? Non è mica successo qualcosa a Mario? Non ancora, ma ci manca poco. Hai risolto il problema di Ted? Ma non preoccuparti per Ted. Lei si preoccupa di Ted. Lei ha sentito parlare di Ted? Sì e no, ma è la prima volta che sento parlare di Mario. Sì? Zitto! Ecco, vede, te e Mario sono, come dire, in relazione. E il dottore? Che dottore? Dottore Natale. Sì? Zitto! Mia moglie non sa niente del dottor Natale, vero? No! Niente di niente! Ma invece suo marito sa. Lo conosce? Oh, poi io so anche della signora Natale. La signora Natale? A mia moglie della signora Natale non interessa affatto. È l'infomane. La signora Natale è una l'infomane? Sì, ha adescato suo marito. Mio marito? È tutto malinteso, è tutto collegato con il barista degli esteri. Quale barista degli esteri? Lei conosce il barista degli esteri? Io non so più chi conosco e chi no. Posso uscire? Zitto! Parlatemi un po' di questo barista. Se vuole glielo presento. No. Che rapporto c'è tra Ted e Pasquale? Pasquale chi? Pasquale è un altro degli amici di Mario. Non ci posso credere. Quanti amici ha Mario? Ma che c'entra Mario in tutto questo? Niente! Io sono stufo, eh. A
apra la porta. Non sento. Senta, io non mi muovo di qui se questa porta non si apre. Non capisco cosa dice. Non me ne vado. Sarà io non apre questa porta. Adesso comincio vagamente a sentire. Esca un diavolo a polizia. Direttore, purtroppo qua dentro è tutto imbottito, non si capisce niente. Ripeta un'altra volta. Scandisca, forte e chiaro. Esca. Non capisco cosa ci sia da urlare tanto, eh? Ebbene, sono contento che lei abbia deciso di collaborare. Dovere, dovere. Dov'è la signora Natale? Di là, sul davanzale della finestra. Cosa? Dice che vuole buttarci giù. Oh, Dio mio, sul davanzale. Onorevole, ma venga qui. Signora, tesoro. Chiudi la porta a chiave. Dov'è? Dov'è? Presto, presto, salti fuori nel frattempo. Non posso, sono incastrata. Oh mio Dio, come... Sì, però io dico che se fosse saltata giù, ci sarebbe il corpo sul prato, no? Ma forse il vento ha portato il corpo oltre l'angolo della casa. Ah, come no. No, no. Buon Natale! Cercherò di farlo uscire attraverso la scala antincendio. Oh, mamma mia! Che cavolo c'è ancora? Suo marito! Suo marito! È uscito adesso dall'ascensore. Dottor Natale! Aspetti un attimo! Intanto la posteggio in bagno, eh? Ha il vizio di chiudere a chiave la gente! Lo so, ha il vizio di chiudere a chiave la gente, ma io ho il passepartout. Hai il passepartout? Meno male. Oh, senta, Natale, lei... Via libera! Non c'è nessuno! Non c'è nessuno, io vado a vedere giù di sotto. Voi aspettatemi qui e che nessuno si muova, eh? Tesoro, tu aspettami in camera da letto. Io accompagno il direttore nel caso che il dottor Natale gli girasse sporre. Sì, sì. Prego, dopo di lei, direttore. Sì, aspettami, dopo di lei. Sì. Direttore! Darfur, una delle più gravi crisi umanitarie dei nostri tempi. In questa regione dimenticata, la cooperazione italiana ha avviato una serie di attività per riportare la popolazione a condizioni di vivibilità e di pace. L'Italia e le organizzazioni non governative sono presenti con progetti di lotta alla fame, alla sete, alle malattie e di protezione dei più indifesi. Darfur, una miccia accesa nel continente africano, una bomba da disinnescare prima che sia troppo tardi. Idea salire su, caro signor Landi. Bravo, bravo. Ero stufo di aspettare di sotto, ma io credevo che la sua stanza fosse la 650, dottore. No, ma è mia anche questa, eh. È una specie di sala d'aspetto. Si accomodi piuttosto, io vado infatti a controllare di là se la 650 è libera. Vorrei qualche spiegazione sulla parte che vuole offrirmi. Abbia pazienza, signor Landi, le assicuro, torno fra 2 minuti esatti. Ma non può dirmi meno che ruolo avrò. Molto importante, stia tranquillo. Mario, ma che succede? Lui è un mio giovane amico. Lieto di conoscerla. Non si tratterrà molto. Meno male. Mi chiamo Rolandi, Teodoro Rolandi. Ma quasi tutti mi chiamano Ted. Non c'è motivo di rimanere qui. Oh, bene, allora possiamo andare nell'altra camera. Lei permette? No! Non vuole. Prego. Io credevo che quello suo fosse un trucco. Ma che trucco? È la tintarella di Cortina. Ma no, io pensavo che lei fosse un personaggio inventato per me. La signora sarà la mia partner. No, questo ruolo non è affatto adatto alla signora. Non ho parole, Mario. Mario? Sì, quasi tutti mi chiamano Mario. Ma lei non si chiama Natale. Che vuol dire, scusi, Anche lei si chiama Teodoro e la chiamano Ted. Natale? Mario! È un vezzeggiativo. Si è ripreso molto rapidamente, vedo. Ripreso? Ho saputo del suo volo. L'importante non è riuscire, l'importante è tentare. Comunque non mi sono ammazzato. Poco da ridere. E non cerchi di provarci di nuovo. Sa, la prima volta è sempre molto difficile. Molto, molto. Eppure ci riproverò. Ancora, ma è matto? Ah, beh, certo, non subito, forse l'anno prossimo. Con un paio di amici. Un suicidio collettivo.
Lo porto di là così concludiamo. Eh? No, voglio dire, ma perché non saluta la signora lei? Oh, niente di averla conosciuta, signora Demitri, se non erro. Sì, Demitri, se non erro, tutto attaccato, sì, vada. Lasciami, sono fuori di te. Tu, figurati io. Venga, venga. Signora Landi! Ma dove crede di essere a Luna Park? Di riposo! Si diverte lei nel carrello? A fare la barca rughina? Si diverte? Maledetta gattaccia! Deve avere trovato un topo! Stai ferma! Sveglio! Stai zitta! Vede, capisce tutto. Si può dire che le manchi solo la parola. La porto sempre con me, sa? Senta, dottor Natale. Mario. Mario, allora, di che si tratta? Vuole farmi un provino? Ah, sì, un bellissimo provino per un bellissimo film. Ah, è un film. Adesso io sono sicuro che lei mi chiederà come mai un medico generico di Norcia voglia girare un film. Infatti, come mai? Ha visto che me l'ha chiesto. Lo faccio per l'Associazione Medica Italiana e Divulgazione Scientifica. Mi sembra molto interessante. La ringrazio per l'apprezzamento. Venga a letto. Sì. E perché? Ha ragione, non gliel'ho detto. Vede, tutta l'azione di questo film si svolge a letto. A letto? Sì, è la storia di una giovane coppia alle prese con i suoi problemi coniugali. Venga, venga. No, un momento. Non sarà per caso uno di quei film a luci rosse? Ma se per le scuole. Ah, e come si intitola il film? Fare meglio l'amore. Beh, un titolo curioso per le scuole. Scuole superiori. Venga, venga, si accomodi, signor Rolandi. Io intanto vado a cercare il copione. Mi raccomando, Rolandi, nel frattempo si immedesimi nella parte, lei, Comincia a pensare a tutti i problemi che ha con sua moglie. E io penso ai problemi che ho con le mogli degli altri. Natalia? Mi dispiace, signora Rolandi, mi dispiace tantissimo, signora Rolandi. Sono proprio incastrata, in tutti i sensi. Non si abbatta, la prego, riuscirò in qualche modo a tirarla fuori di qui. E come? Ma perdoni, dottor Natale. Granada! Me perdoni, io sono la camarera. Si vede? Si vede? Puoi ordinare il letto ora? No, sia gentile, signorina, torni più tardi, grazie. Ma questa maniana non riesco nunca a toccarli, i letti. Non è la sola. Senta, saprebbe indicarmi la scala antincendio? È un fuego, signor? Fuego proprio no, è che mi fumano un po'. Scusa, dai, ci dici una checca. Ma poi io dico, a te che te ne importa? Un tipo così dolce e gentile. Un uomo così pieno di premure. Dai, triste, ma non piangere così, dai. Guarda me, io non piango. E non piangono neanche il Ministero degli Esteri. Ne sono sicuro. Siedi, amore, dai. Intanto io ti ordino un caffè. Un caffè alle 6:48, per cortesia. Non sei tazze! E non fate lo spiritoso! Sai che Mario mi ha detto che andava di là per farla finita con Ted. Mandi anche una bottiglia di brandy. Tesoro, io vado da Mario a dirgli di sgomare prima che il direttore chiami la polizia. Riccardo. Sì? Stai attento a Ted. È uno squilibrato. Cioè, sembra normale. Ma so che sta organizzando un suicidio di massa. Io vado, amore. Riccardo. Sì? Tu la conosci, la signora Natale? Sì. Quella che stava di là. Sì. La ninfomane. Ma dicono. Non faccio che pensare a lei. Dimenticala. Riccardo, sai secondo me chi è la signora Natale? No. Ted, travestito da donna. Può essere, io vado. Riccardo, c'è un altro amico di Mario da sistemare. Il cameriere cinese. Avranno fatto una catena di montaggio.
Mario! Mario? Mario? Ehi! Ehi! Ma che succede? Dov'è Mario? E chi lo sa? È un secolo che sto a letto ad aspettarlo. Lei deve essere Ted. Sì. Sarà soddisfatto. Io spero che Mario sia soddisfatto di me. Un momento, mi la conosco. Lei Riccardo De Nitri, l'ho vista su Novella 3000. L'Espresso, era in copertina. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Lei è molto amico di Mario? Lavoriamo insieme. Ah beh, non credo che lei ed io siamo qui per lo stesso motivo. Lo escludo. Io so perché lei è qui. Davvero? Certo. Mario dice che è per fare meglio l'amore. Basta, la faccia finita e se ne vada. Sì, ma prima Mario vuole vedere quello che so fare a letto. Cosa ha fatto a piede? Quel maledetto Bob. Io stavo dietro. Ho fatto una mossa sbagliata, ci siamo capovolti e io sono rimasto sotto. Lei è uno sfrontato. Sfortunato, direi. È un immorale. Ma perché si scalda tanto? Dobbiamo tutti cominciare in qualche modo. E questo film potrebbe essermi molto utile. Quale film? Questo film che sta facendo Mario. Mario sta girando un film. Per questo io sono qui. Non mi dica che Mario con lei sta pure girando un film. Per questo sono qui, signor De Nitri. De Nitri? Ma allora la signora che ho incontrato di lei è sua moglie. Sì, ed è fuori di sé per quello che state combinando lei e Mario. Perché? Anche sua moglie vuole partecipare al film. Ma come si permette? Ma come si permette lei? Oh, mamma mia. Oh, mamma mia! Non ho parole, Girini, non ho parole. Girini? Stia zitto lei, barista promiscuo. Barista io. Devo dirle una cosa. Ne ho sentite abbastanza. Girini, esibizionista porno. Ma perché la chiama Girini? È un nomignolo. Siccome giro un film, Girini... Si rivesta lei! Senta, signor Rolandi, il signor De Nitri oggi ha avuto una giornata un po' faticosa, signor Rolandi! È un po' nervoso, lei lo deve capire, signor Rolandi! Per colpa vostra, oggi io non sono... L'hai chiamato Rolandi? 3 volte! Lei si chiama Rolandi? Sì, Teodoro Rolandi! Ed è il marito di Susanna Rolandi, vero? Ted? Sì. Susanna ha sposato un barista checca. Ma perché pensa che io sia un barista checca? Perché questo barista checca è il protagonista del mio film. Allora lui crede che io voglio aprire a lei la parte del barista checca. E allora è un po' così, perché la parte del barista checca la vuole fare lui. Perché l'onorevole qua lascia la politica e si dà al cinema! Lei la parte del barista checca la dimentichi, perché tanto non la fa, lei fa la parte del marito. Il barista checca se lo fa lui. Oh, adesso capisco. Secondo me lei è perfetto nella parte del barista checca. Per cortesia, volete ricapitolare? Senta... Venga in bagno. Ma non più a letto. Adesso vogliamo vedere come se la cava in bagno. C'è un guaio. Mi sono perso Susanna. Come sarebbe a dire? Ti sei perso Susanna. Ricorda che l'avevo nascosta dentro al carrello? Certo che ricordo. Ho cercato di farlo uscire attraverso la scala antincendio. E invece? Onorevole, siamo al 6° piano. Prima di arrivare al 3° sarebbe stata tutta un livido. Così ho pensato, chiamo l'ascensore. E allora? Ho chiamato l'ascensore. Sì. E quando le porte si sono aperte? Sì.
c'era dentro il direttore. Accidenti! Ma quello è stato dappertutto! E cosa hai fatto? Marcia indietro. E il direttore? Le porte si sono chiuse prima che lui potesse uscire. Oh, meno male, almeno... Non direi, il carrello è rimasto in ascensore con il direttore. Vuoi dire che hai lasciato Susanna incastrata nel carrello assieme al direttore? No, il direttore non era incastrato. Ma vai a cercarla, meno imbecille, vai a cercarla! Vuole che faccia scorrere l'acqua? No, perché? Che altro si può fare in bagno? Chi è? Direttore! Si faccia la doccia! Santa Natale! Lei se ne deve andare, eh! L'eccellenza! Salve, direttore! È solo? Sì. Senta, onorevole Demitri, ma perché io continuo a trovarla qui? Beh, perché appena sono qui, lei arriva. Non c'è posto da ridere, eh? No, io non rido e capisco che lei sia preoccupato per la presenza di quel maniaco. Sì, tra le altre cose. E sicuramente si sta chiedendo come mai quella giovane signora si trova incastrata in quella strana posizione. Quale giovane signora? E in quale strana posizione? La giovane signora sotto. Lei non ha guardato su? Sotto che cosa? No, niente. Ma nel caso avesse guardato sotto, sappia che avrebbe trovato la signora Natale. Ah. Beh, è una vergogna, eh? Voi state trasformando il palace in un bordello. Sesso di qua, sesso di là. E io niente! Vede, il dottor Natale se ne andrebbe anche. È che la signora è scomparsa. Scusi! Però... Vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con te. È una sagoma, dottor Natale. Sta preparando uno show per l'associazione Medici Alberghieri. Ah, però io vorrei che lei nel frattempo tornasse in camera sua. Collabori per questo. Sì, io non lo... Sarà meglio che torni in camera mia, direttore. Sì, io resto qui perché il dottor Natale non lo mollo. Ehi! Don, don, don! Ehi! È pazzo! Sarà l'aria di Norcia! Insomma! Qualcuno vuole sì o no tirarmi fuori di qui? Allora, Violetta! Lei! Ha rinchiuso di nuovo qualcuno nel bagno! E non è la prima volta! Seduto lì! Ma guardi che le sei seduto! Era ora! Questo è il giovanotto che era venuto a cercarla! È la seconda volta che mi rinchiude! E non è la prima volta che fanno scherzo del genere! Infatti! Ma l'ha fatta anche sfogliare! Ma obbligato! Vedo che ancora qui Mario. L'ha chiamato Mario? Gli piace farsi chiamare Mario. È un vezzeggiativo. Lei poi meno parla meglio è. Perché? Ce l'hanno tutti con me. Meraviglia pure l'innocentino. Certo. L'unico che posso capire che sia un po' arrabbiato è suo marito. Riccardo. Ma adesso che il barista checca se lo fa lui sarà contento. No, amore. Quale barista checca? Come osa mischiare mio marito nei suoi intrighi amorosi? Brava. Intrighi? Va di bene che io non ho niente contro quelli come voi. Mi dica, sembra proprio così diverso. Certo, lei tanto normale non sembra. Cafè! Cafè! Per 648! Questa è la 650. Sì, lo so. Nessuna 648 con...
così pensato. Dove essere tutti in risposta a 650? Il fiuto di un pechinese. E per non fare sbagli, 3 bricchi caffè, 12 dozzini. Adesso basta. Io spero, qui tanto popolo. Signora Dimitri, signore e signora Natale, signore e signora Pasqua, Ted, Ricky, Mario, Pasquale, Natale, 11 convidatore, squadra calcio. Lei nuovo? Sì. In panchina. Fortuna ha portato 12 tazzini, chi firma prego? Via, via me, via me. Bene, 3 brischi, caffè, 3 brandy, 33 euro. Venga. Venga lei. Grazie, dottore Pasquale. Riccardo Dimitri. Ah, lei non fare più? Micio, micio con Natale. Ma come osa fare queste insinuazioni su mio marito? Dopo che lui ha scoperto che lei faceva il cascamorto con lui. Cascamorto! Cosa? Io. Non basta che Mario sia gay. Devono insinuare che lo sei anche tu. È tutto malinteso. Il ministero degli esteri, il ministero degli interni. Ma quanti ce ne sono come voi? 7! Ted, Ricky, Mario, Pasquale, Natale! Questo è importante o no per fare meglio l'amore? Pure lei, micio, micio? No. Allora, signore Natale, sua amichetta, vero? No. Mi scoppiare testa! Magari! Ci pensi lei, direttore? Se lo faccio. E se ne va? Ah, sì, io parlo troppo, vero? Io dovrei mettere altra qua in bocca, vero? Ecco qui, mancia e se ne vada. Ok, mancia. Già data. Mai abbastanza? Volere, bello dolce. Tirami su. No, no, tirami su, tiralo giù, tiralo giù. Resta. Mancia, se ne vada. Tanti auguri. Eccolo qua. Mancia, ma se ne vada. Io volevo offrire dolci a tanti amici che sono qui. Ted, Mario, Rick, per fare Natale, tanti altri. Grazie. Se ne vada, via, vada, via. Via. Date l'intrusione. Sono ore che suona il campanello. Meloni 649. Piacente. 648, 650. Lavoro tempo pieno. Salve. Lei è? No. Non lo sono! Volevo un caffè! Direttore, lo servo a lei, prego. Sì, volentieri, vicino ci penso io. Madame! Ah! Ma quella che cosa sono? Sono le gambe del tavolo! Le gambe del tavolo? Non intendete già caduta che... Come le gambe del tavolo? Ma che diavolo, E il trenite già caduta che... Ciu-ciu-ciu-ciu! Anche il trenino al palazzo Peri. Vado a telefonare al manicomio. Chi era quella ragazza sotto il carrello? La cameriera. No, no, sono certa che era la signora Rolandi. La signora Rolandi? Sì, una cara ragazza. Lavora alla FAO. Grazie, Didi, grazie. E un momento! Che ci fa mia moglie in un carrello al Palace Hotel? Moglie? Sono sicuro che il dottor Natale ha una risposta ad ogni quesito. Onorevole, quando uno è incastrato... Ne sei sicuro, Girini? Girini? Perché chiami il dottor Natale Girini? A lui piace farsi chiamare con i nomi più strani. Oh, davvero? Ora basta, vieni fuori. Ah! Subito. Onorevole, stia tranquillo. Io non ho nulla da nascondere. Ma tiri fuori di lì la signora Rolandi. Chi? La signora Rolandi. Ma qui non c'è nessuna signora Rolandi. Ah, sì. E chi c'è? Uno, due e tre! Olè! Dov'è la signora Rolandi? Ma quale signora Rolandi? Che fine ha fatto mia moglie? Ma quale moglie? La donna che lui scorrazzava su e giù. Ma è lei? Sì, 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 io, Maria, che faceva ciu-ciu con Mario. Por favor, non rovinate me, non dite nada al direttore. Maria, tiene famiglia in Barcelona, tiene padre e madre, hermanos, tiene niño. Penserete che sono una perfetta idiota. Nessuno è perfetto. Bravo, Mario, sei stato bravissimo. Tesoro, sarai soddisfatto? No, accidenti, finalmente ho scoperto dove hai passato il pomeriggio. Ho fatto i miracoli per tirare fuori i Girini dai pasticci. E che mi dici di quella donna? Donna? Quale donna? Quella con la parrucca rossa. Parrucca rossa? Quella che ho visto in corridoio mentre Mario la tirava fuori da quel carrello. Ah, quella?
Era tua madre, vero Mario? Era Susanna Rolandi. Lo sapevo. Ah, è così. Chi è questa Susanna Rolandi? La più buona delle segretarie della Paola, l'ho vista almeno 100.000 volte. Mario, cos'hai da dire in tua discolpa? Quella non era qui per Mario, ma per te. Ma insomma, Mario infila la donna dai carrelli. Lo fa per te, brutto satiro. Mario, spiega a Natalia come è passato il pomeriggio qui con la signora Rolandi. È inutile, Riccardo, la commedia è finita. Io so benissimo con chi Mario ha passato il pomeriggio. E con chi? Ma con me! Ragazzi, ha ragione la signora, stavolta la commedia è proprio finita. Thank you.